Buonasera dal TG Nord. In apertura l'incontro di ieri a Genova tra i presidenti di Lombardia, Piemonte e Liguria, dove è stato raggiunto un accordo per unire le forze su federalismo fiscale, infrastrutture, collegamenti e logistica, anche in vista dell'Expo 2015. Roberto Maroni, Roberto Cota e Claudio Burlando hanno fatto un giro del porto di Genova per verificarne le potenzialità insieme al presidente dell'autorità portuale Luigi Merlo, al sindaco del capoluogo ligure Marco Doria. Per cominciare andiamo a sentire l'intervista al governatore lombardo Roberto Maroni. È stato un giro molto istruttivo, abbiamo visto il porto, abbiamo sentito i problemi che ci sono e soprattutto abbiamo parlato delle potenzialità che possiamo sfruttare con un'azione comune. Le nostre tre regioni, Lombardia, Piemonte e Liguria, hanno interessi comuni, hanno una prospettiva comune da tanti punti di vista, le infrastrutture, la valorizzazione del porto di Genova, anche da parte mia, della Lombardia, Expo che deve coinvolgere non solo la Lombardia ma anche la Liguria, il Piemonte e le regioni vicine. Abbiamo ragionato, cominciato a ragionare su questo, adesso ci metteremo a lavorare per sviluppare dei progetti comuni. È la prima volta in modo così concreto, almeno da parte mia, e sono molto soddisfatto. Quale importanza potrebbe avere Genova per l'Expo? Beh, Genova è lo sbocco al mare di tutta la Lombardia e non solo. E deve essere coinvolta sicuramente Genova e la Liguria nella valorizzazione, per la valorizzazione degli eventi Expo, che richiameranno secondo le stime 20 milioni di persone, di visitatori nel 2015, ma da qui ad allora dovremo sviluppare un'offerta che interessi questi visitatori, e per questo ci dobbiamo mettere al lavoro subito.